Incontriamo questa sera l'architetto Pierpaolo Maggiora, progettista e architetto che appunto si è occupato del progetto ARGE, e in questa sera durante questo convegno dal titolo La Sicilia del terzo millennio, città metropolitana globale e piazza degli scambi del Mediterraneo. Ecco, lei ha affermato che per salvare l'Italia e l'Europa è necessario partire dal Mediterraneo. Ci spieghi questa affermazione? Perché molto semplicemente il Mediterraneo in termini geopolitici e geoeconomici è la grande area di incontro delle grandi direttrici dell'economia mondiale. A questo progetto in realtà sono interessate, sempre che l'Italia sappia assicurare i tempi, la certezza del diritto, sono interessate tutte le grandi potenze economiche internazionali a fare dell'Italia la piazza degli scambi di questa nuova realtà geopolitica. È chiaro che se l'Italia è il centro, la Sicilia è il centro del centro, per cui se la grande piazza degli scambi era Manhattan, perché gli scambi avvenivano fondamentalmente fra la costa est degli Stati Uniti e l'Europa. Oggi in termini globali la grande area degli scambi è il Mediterraneo e la Manhattan del Mediterraneo è l'Italia. E l'Italia con la Sicilia, la sua Wall Street al centro del Mediterraneo. È chiaro che questo non avverrà se non si agisce con grandissima immediatezza e assicurando tutte le certezze del diritto internazionale. Se vengono assicurate le certezze del diritto internazionale, se viene assicurato una progettualità e questa progettualità di ARGE recepisce queste istanze, e se ci sono impegni precisi in riferimento ai tempi, allora a questo punto veramente il mondo può concorrere a infrastrutturare l'Italia senza comprare terreno dall'Italia, ma infrastrutturare perché interessa stare al centro, come Manhattan si è infrastrutturata nell'Ottocento per essere la grande piazza, antenna dei grandi scambi internazionali dell'economia allora non era globale ma internazionale. Quindi è un'opportunità, però tengo a precisare che c'è, e non è un treno che passa, perché qui parliamo di un mare, ma è una nave che passa. Non so se ha presente il film Sliding Doors, no? Dove a seconda della porta che si imbocca cambiano tutte le prospettive. Allora, se noi sappiamo gestire entro quest'anno, perché ormai i posizionamenti strategici sul Mediterraneo si stanno definendo, anche Obama sotto questo profilo è stato, diciamo, in linea col progetto, per intenderci, e allora, cioè con l'Italia che a cui viene assegnato il ruolo di leadership all'interno del Mediterraneo, se si sa utilizzare quindi la porta giusta dell'Sliding Door, vuol dire che questa può diventare veramente il territorio più ricco in assoluto, producendo qualità laddove si vanno, ed è nel campo della qualità che si creano i grandi differenziali di ricchezza, può diventare un territorio straordinario per le generazioni future. Questa è la cosa più importante, tenendo conto in ogni caso che c'è da partire subito, perché o si prende o il treno passa o la nave passa e va a localizzarsi secondo altre logiche lungo il Mediterraneo. Noi abbiamo l'opportunità di fare dell'Italia la Manhattan e della Sicilia la Wall Street di questo. Infrastrutturandoci in questi termini, noi abbiamo le infrastrutture poi per andare a vendere i nostri prodotti all'esterno, quindi con un grande differenziale positivo, e questa è la vera grande ricchezza. Se la si fa sfruttare, bene, in caso contrario il problema. E lei ha definito la Sicilia come un campo sperimentale, in che senso? Cioè, quali azioni? Sperimentale perché si sperimenta da questa parte del globo, perché questa sperimentazione del dialogo progettuale lo si è sviluppato con la Cina quando ho vinto i concorsi del governo cinese sulla questione. Bene, a questo punto c'è un approfondimento e c'è questa fondamentale importanza di aprire, di passare dal progetto al dialogo progetto, che oggi è possibile, quindi con una grande partecipazione reale, collettiva,
sui livelli dell'altissima qualità, perché quello che il mondo chiede è l'altissima qualità. E quindi sperimentare questo dialogo progettuale sul piano della città e territorio, sul piano dell'architettura, sul piano del dialogo nel tempo, e poi vedremo tutto il discorso della storia, della grande storicizzazione, la storia come prospettiva del futuro. Sono tutta una serie di possibilità immediate che si possono percorrere da subito e che possono consentire di rendere credibile che l'Italia sia in grado di recepire questa grandissima infrastrutturazione che sarà fondamentale per l'Europa anche, non solo per l'Italia. Un'ultima domanda, quali sono gli attori di questo dialogo? Questa sera ne abbiamo visti alcuni. Ma ci sono personaggi nel campo dell'economia e della sostenibilità, ad esempio Siniscalco, che è stato anche ministro dell'economia, De Aglio, che è il grande personaggio dell'economia della globalizzazione, insegna anche questo alla London School of Economics, lo Cicero, che è il grande personaggio dell'economia, dell'innovazione, e tanti altri, Celant, che è il grande personaggio delle arti contemporanee, perché sono circa un'ottantina di voci, anzi di più, ormai quasi un centinaio, che lavorano su questo progetto ai livelli massimi, e il passaggio che c'è nel campo dell'architettura e dell'urbanistica e della progettazione del territorio, in questo caso è il passaggio dall'architetto singolo o dall'ingegnere, quelli che tradizionalmente progettavano a questa scala, c'è un passaggio che la musica ha fatto 4 secoli fa, il passaggio dal solista all'orchestra. Allora quello che una volta si chiamava il progettista, in questo caso è quello che tiene l'equivalente del maestro concertatore e direttore d'orchestra, cioè tiene insieme le diverse conoscenze sulla base di una visione condivisa che cambia man mano che il progetto procede e che le attuazioni si realizzano, e che diventa a questo punto lo spartito sul quale convergono le diverse voci. Come in un'orchestra ci sono i fiati, gli ottoni, le percussioni, gli archi, qui ci sono gli economisti con le loro diverse specializzazioni, gli antropologi, i sociologhi, gli ingegneri delle varie specializzazioni, tutte quelle che sono le grandi componenti della cultura di un territorio. I grandi oggi possiamo dire maestri nel campo dei nuovi modelli di vita, ad esempio gusto, alimentazione, quindi tutti quelli che sono i grandi personaggi che ovviamente hanno intravisto e dato una dimensione, una strutturazione a questi temi perché diventino ricchezza del territorio, così come nel campo dei beni culturali, dei beni archeologici, del turismo. Sono tutti livelli che devono interagire. Una volta si pensava che infrastrutture volesse dire semplicemente infrastrutturazione del territorio, volesse dire ponti, strade, ferrovie e basta. Questo sicuramente è una categoria, questa delle infrastrutturazioni logistiche e di servizio, ma qui accanto a queste infrastrutture ci sono le infrastrutture dell'innovazione, fondamentalmente nuove energie, aerospazio e ICT, e ci sono le infrastrutture culturali, che sono i modelli di vita, ma devono funzionare insieme. Quindi quando si parla di infrastrutture bisogna tener conto che non ci sono solo le prime, ma ci sono quelle che noi intendiamo come infrastrutture, ma fondamentali infrastrutture dell'innovazione, che consentono anche, aiutano fortemente la sostenibilità, e le infrastrutture culturali. Se interagiscono fra di loro questo intreccio virtuoso porta dei risultati straordinari. Ecco, quindi questo è veramente molto importante. Ce lo auguriamo. Grazie mille, buona serata. Grazie ancora.